Bella a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Io sono Vittorio e oggi, come avrete già letto dal titolo, andremo a vedere tutti i miei ultimi acquisti di questo mese. Ormai questa è una rubrica che è diventata fissa su questo canale, so che vi piace anche a me farla, quindi non c'è bisogno di introdurla, ormai già la conoscete. Andiamo a vedere tutti i miei ultimi acquisti di questo mese. Prima di iniziare col video, però, voglio consigliarvi una pagina Instagram che vi darà la possibilità di coppare a retail articoli hype veramente, hashtag veramente interessanti. La pagina in questione è OnlyCop. Questa pagina qui ogni mese fa 4 drop di articoli hype, tutti completamente a retail. Per esempio, nell'ultimo drop, nel drop scorso, vi erano messe a retail le Chicago Pear Off, le Menta, le Waterspoon, quindi articoli anche molto limitati. E se riuscite a prendere uno di questi articoli a retail, o ve lo tenete oppure lo rivendete a chissà quanto, insomma, quello sta a voi scegliere cosa farne. Come funziona per provare a prendere uno di questi oggetti? Allora, l'abbonamento mensile costa 19 euro, 20 euro, quindi praticamente nulla, e ogni mese, come già detto, ci sono 4 drop. Oltre a questi drop e a questi articoli che potete comprare, ci sono anche diverse mystery box, ovvero delle scatole che costano un determinato prezzo, nelle quali all'interno vi sono articoli che voi non sapete, che voi non conoscete, che ovviamente rispecchiano il prezzo che avete pagato. Quindi, se pagate, che ne so, una mystery box 100 euro, non vi aspettate dentro delle Nike Pear Off, però se pagate una mystery box 500 euro, attenzione, perché dentro ci potrebbe essere benissimo la scarpa dei vostri sogni, magari. In più, ci sono anche dei servizi per i non abbonati, per esempio un servizio di rivendita e compravendita delle scarpe come StockX, però senza dogana. Quindi mettete in vendita e potete comprare le scarpe da altri ragazzi, e tutto questo è offerto senza pagare dogana, quindi senza costi aggiuntivi. In più fanno ovviamente in maniera anche abbastanza continua dei giveaway, ovvero, come già sapete tutti quanti, sono dei concorsi, tra virgolette, nel quale voi potete partecipare gratuitamente e potete vincere un premio che mettono in palio loro. In ogni caso, il restock di queste membership sarà aperto questo mercoledì, ovvero dopodomani, alle 18:30 sulla loro pagina Instagram. Quindi assolutamente io vi lascio il link della loro pagina qua sotto. La membership, come già detto, costa 19 euro, quindi ragazzi, veramente niente, 4 drop al mese. Vi lascio tutti i link qua sotto. Il restock sarà questo mercoledì alle 18:30, quindi buona fortuna. Adesso andiamo a vedere tutti i miei ultimi acquisti di questo mese. Allora, la prima novità è questo bustone Supreme. Voi vi chiederete: cosa ci sarà mai dentro di così grande? Niente, perché all'interno c'è. Sì, ho fatto tutto fumo e niente arrosto, perché più o meno quando mi è arrivata era così, c'era una scatola tipo così, tutta plastica dentro, i soliti adesivi e poi questo, che vi chiederete che minchia è? Bene, questo è il Metro Supreme, una cosa che anch'io ritengo molto triste, ma che, come sapete, faccio la collezione di accessori, quindi ho detto vabbè, spendiamo questi 40 euro, ragazzi, perché questo coso costa 40 euro a retail, tasse e spedizione incluso, ovviamente costano un botto. Spendiamo, buttiamo questi 40 euro per un metro che io non userò mai. Cioè, questa roba qui, ragazzi, non so neanche se riuscite a vedere. Ecco, raga, questo è il Metro Supreme, che non ha niente di particolare se non che c'è scritto appunto Supreme, 2 metri, metri cross scale, niente di particolare. E poi, come tutti i metri, misura. Bella. Andando avanti sempre con Supreme, questo mese ho preso di Supreme veramente nulla, infatti ho preso solamente cose che stanno sempre sul sito, ovvero 4 di queste t-shirt Hanes, quelle tranquille con la scritta Supreme in basso qua sotto, vabbè, che ci stanno sia bianche che nere, quelle con la scritta Supreme qua, vabbè, l'ho presa giusto perché io le metto per caso, insomma. Sono magliettine nere così tranquille. Poi ho preso sempre qualche altro paio di calzini, altri 3-4 paio di calzini così, e un altro paio di boxer Supreme, uno bianco e uno nero. Che totale avrò speso, non lo so, 60 euro proprio totale, tra magliette, calzini, boxer, forse qualcosa di più, insomma, una cosa del genere. Comunque di Supreme sarà un centinaio, 120 euro proprio al massimo, tra metro, mutande, magliette e calzini, circa 120 euro. Ora passiamo alle cose un po' più serie. Allora, qualche settimana fa io feci un video con una felpa
però vi faccio vedere. E molti mi avete scritto, sia nei commenti del video, ma anche su Instagram: Vittorio, ma perché ci fai vedere le cose che ti sei comprato? Ce le spoileri, non ce le spoilerare? No ragazzi, la felpa che vi sto per far vedere adesso è una felpa che io ho presi mesi e mesi fa. Ora ve la faccio vedere, però non è dei miei ultimi acquisti. Però comunque è una felpa che merita. La felpa in questione è questa bellissima Palm Angels blu, che è veramente pesante, ma che però merita un sacco. Questa è una felpa che io ho presi mesi fa e l'ho pagata 350 euro, il prezzo di una Palm Angels normale circa. E niente, questa è una taglia M e Palm Angels veste normale, per chi se lo stesse chiedendo. Fighissima, l'ho presa in un negozio qui a Roma, non mi ricordo il nome, ma mesi fa veramente, con la scritta Palm Angels qua, l'etichetta qua, insomma, la classica tuta Palm Angels. Ma non è nuova, nel senso, forse non ve l'avevo mai fatta vedere come tante altre cose che ho nell'armadio. Poi magari un giorno per qualche speciale vi farò il video tutti i miei vestiti, tutti i miei capi, sia scarpe che vestiti. Magari un giorno per qualche speciale ve lo farò sicuramente. Adesso il mio ultimo acquisto di questo mese è una sneaker. È una sneaker dell'Adidas, ovvero una Yeezy. Allora, prima di farvela vedere, lasciate un commento qua sotto scrivendo secondo voi di che Yeezy si tratta. Che sia una 350, che sia una 700, questo, che sia una 500, questo sta a voi. Magari molti di voi avranno già indovinato, perché non so perché, forse l'hanno vista da qualche parte, non lo so. Comunque lasciate un commento qua sotto, vediamo chi indovina. Adesso andiamo a vedere, cercando di non romperla. Allora, solita carta, ovviamente sono un po' sporco perché l'ho usata in questi giorni. Boom! Vediamo se ci avete indovinato o no. Comunque si tratta delle Yeezy 700, il modello Inerzia. Allora, andiamo a parlare brevemente di questa scarpa. Allora, intanto è un po' diversa dalla OG, ovvero, ora le mettiamo un attimo a paragone. Allora, questa è la prima Yeezy 700 uscita, ovvero appunto quella OG, colorway, la vedete, vabbè. E questa è la Inerzia, che al momento è la penultima uscita. Allora, le strisce arancioni sono uguali, però intanto questa, oltre vabbè i colori, i lacci, quella roba là, è inutile dirlo. Questa, la Inerzia, ha questa parte qua molto più rigida e plasticosa rispetto a quella delle OG. Ovviamente sono dettagli minimi, poiché il modello è quello e non è che ci siano così tante differenze. Però, alla fine, sono praticamente identiche. Le linguette sono... sì, raga, è lo stesso modello, quindi non ci sono troppe differenze. Alcune differenze ce l'hanno, per esempio, le Mav, non so neanche come si pronunciano quelle scarpe, sono bruttissime a parer mio, cioè a me non piacciono, poi ovviamente sono gusti, che sono completamente di un altro colore. Anche quelle nere che sono uscite qualche settimana fa sono completamente diverse, non hanno neanche queste strisce arancioni. Però a me le mie 700 preferite sono le OG, le Inerzie ovviamente, e le quelle che sono uscite a dicembre, ovvero le Reflective, quelle sì, che sono uscite in contemporanea con le 350. Fighissime, quelle non le ho prese non perché non avessi la possibilità, ma proprio perché in quel periodo ho preso già altre due paia di scarpe, ovvero le Zoom Fly per off e le Air Force One per off. Ho detto vabbè, scialla, magari le prendo più avanti, e poi alla fine ho preso le Inerzia. Comunque, prese da degli effetti a Roma, quindi bella per degli effetti, grazie mille. Queste stanno a retail a 300 euro. Quindi ora non so bene quanto ho speso, dato che me lo chiedete sempre. Se volete fate un conto: 120 la roba Supreme, 300 queste e 350 la Palm Angels. Dovremmo stare sui 350 e 300, sono 650. Non lo so, raga, fate un conto voi, intorno agli 800. Comunque, chi lo vuole fare fa il conto qua sotto, lo scrive e io metto il cuoricino, così tutti lo vedono e siete tutti più contenti. Detto questo, vabbè, le 700, raga, inutile dire che sono delle scarpe stracomode e anche abbastanza fresche alla fine, nel senso si possono usare sia in inverno che d'estate. Certo, magari se ci dovete camminare 10 ore non è il caso, però comunque sono scarpe che vanno bene praticamente in tutte le stagioni. Detto questo, fatemi sapere cosa ne pensate dei miei ultimi acquisti. Vi piacciono o non vi piacciono? La genialata del Metro Supreme da 40 euro è stata proprio una chicca. E seguitemi su Instagram, vi ricordo di passare da HollyCop, vi lascio il link qua sotto ovviamente. Penso che per oggi sia tutto. Se ancora non siete iscritti a questo canale, assolutamente iscrivetevi, ci vuole veramente un secondo ed è il sostegno massimo che potete darmi. Penso di aver detto tutto, noi ci rivediamo in un prossimo video. Bella!